e parlavamo di cose piacevoli come aspetti artistici, come organizzare, aiutare degli amici in comune, diciamo, di Giulio, che lui cercava di portare avanti come artisti, e quindi parlava di mostre che era andato a vedere al Cairo con altri amici egiziani. E bisogna dire che quegli ultimi giorni che lui ha vissuto erano molto positivi. Lui vedeva davanti a sé un traguardo raggiungibile, che poteva completare i suoi studi, il dottorato, completarlo e quindi fare un progetto di vita finalmente autonomo, come famiglia, come diciamo, a completamento di tutto, certo, quello che erano. La sua fidanzata. Esatto, con i suoi sogni di vita da realizzare. Quindi l'ultima parola è stato in dialetto nostro: ciao, se vediamo. Giulio, per le sue ricerche, è entrato in contatto